passa l'avversario, se della Mazzino prepara la sua percussione in aria, va in grosso in mezzo, ricezione a rete, vantaggio del Sassuolo, grande percussione di Catellani, gol di Masucci, 1-0. Dentro bianco per la sponda di Martinetti, poi Catellani, Catellani fa dentro, Catellani, gran destro, rete, fantastico gol 2-0, un pallone splendido sotto l'incrocio dei pali, capolavoro di Catellani. Con un altro episodio a favore del Sassuolo che va a tiro e segna il gol del 3-0, percussione da sinistra di Masucci. Magnanelli sul pallone, Martinetti di ricorsa, Martinetti con il destro, rete, gran gol all'angolino, 4-0, ferita al Sassuolo che dilaga. Baccarotti, un pallone invidioso verso Mazzoluzio, e il gol della vittoria al 42esimo minuto, Mazzoluzio, porta in vantaggio il Siena, batte in testa, il calcio di punizione, palla che arriva in area di rigore, raccoglie Verratti, palla verso Sansolini, Sansolini, 1-1, Sansolini, il pareggio del Pescara, italiano, cross in mezzo, Succi, eccolo, il primo gol del Padova, pallone in mezzo di giunto terra, se il calcio di rigore arriva là. La bandierina trovare dentro e c'è il gol del vantaggio, dovrebbe essere altro gol, 1-0 per il quarto attuale, primo gol della sua storia in Serie B. Sì, un pezzini con il ginocchio, Gattuso si gomita ma non calza, arriva il destro del 2-0 e chiude la partita, appena entrato Carmelo Zaccoppe, Pasquato. Il nostro santo numero di testa, il processo del Frosinone, un gol pazzesco di Vincenzo Santorugo. La rete, il suo pallone, perde, comunque c'è Fabrini, attenzione Fabrini, prova il destro, che gol pazzesco di Fabrini, un gol strepitoso. Con la fine vinci, tenta. Hanno fatto sulla fascia, un po' di ferma. Prendi il pallone, attenzione in mezzo per Coralli! Coralli, l'Empoli in vantaggio! Cross tagliato dentro, attenzione con lei! E il pareggio del Frosinone! Ha segnato il tifo! 2-2! Cicci, batte il cross in mezzo, colpo in testa! E il vantaggio dell'Empoli ancora con Coralli! 2-2! Con una fine da parte, infatti il cede ad una fine che controlla malissimo, viene fermato da Gavini, punto ricco nella circostanza del giocatore del Parma, poi Bombardini che va a cercare Totti, il solo Totti va